Questo 20° anniversario che significato ha per lei? Ma ha un significato importante. Io ho visto nascere prima il consorzio, poi l'Unione. E basta guardare qui di fronte, c'è una piscina che è stata realizzata grazie all'Unione dei Comuni. Qui a fianco c'è un nido che ha 120 posti e adesso grazie all'Unione ce ne hanno finanziati altri 60 posti in più, quindi 180 posti. Poi l'Unione fa la forza, soprattutto nella seconda fase, quando è entrata anche il Comune di Peso, di Monbaroccio, Gabice Gradara, che ne fa la prima Unione delle Marche, la seconda Unione in Italia, però l'Unione fa la forza. Io su questo molto insisto, perché per la verità, e questo ne ha un beneficio i cittadini, quindi penso che l'Unione dei Comuni possa avere una buona prospettiva di futuro. Sì, l'Unione Peano del Bruscolo 20 anni fa è stata una scelta molto lungimirante, ha messo insieme dei territori, ha dato una politica, ha creato dei servizi e quindi bene essere qui a festeggiare, anche perché poi grazie a questa esperienza alcuni comuni come Colbordolo e Sant'Angelo in Lista hanno deciso di fondersi in Valle Foglia e oggi Valle Foglia è uno dei comuni più importanti che abbiamo nelle Marche. E Pesaro è entrata in questa Unione dei Comuni perché io credo molto nell'associazionismo, speravo in una riforma complessiva a livello nazionale che ancora non siamo riusciti a far passare, ma non possiamo pensare che 8.000 comuni come sono oggi in Italia possano andare avanti anche in futuro. Abbiamo bisogno di aggregazioni e abbiamo bisogno di incentivi nazionali e locali. A livello regionale non c'è una politica, non ci sono neanche incentivi e questo è un problema per chi come noi vuole invece guardare una pubblica amministrazione innovativa d'avanguardia.